abbiamo già cominciato. Siamo intervenuti nelle scuole, portando questi ricercatori a raccontare qualche passo delle loro ricerche storiche fatte di capitanati, perché è giusto pure che se si studia il fascismo, faccio un esempio, è giusto pure che si sappia in capitanata il 1918, 19, 20, 21, 22 le cose come sono andate, quali sono i fatti salienti. Ma insomma, psicologicamente, da un punto di vista proprio didattico-pedagogico, qualcuno ci ha insegnato che si parte dal vicino per poi arrivare lontano e per capire. E ovviamente noi svolgiamo anche questo tipo di sollecitazioni, diamo queste sollecitazioni negli ambienti scolastici. Vorremmo, speriamo di riuscirci, fare una convenzione con i dirigenti scolastici, perché inseriscono all'interno del progetto formativo delle conversazioni di storia fatte da esperti di storia locale su personaggi e protagonisti, magari innestate sul racconto del personaggio. Perché uno dei meriti di questo libro è che incardina un discorso molto complesso, politico, economico, sociale e anche di carattere giuridico, del brigantaggio, degli interventi dell'esercito nelle nostre zone, ma le incardina questi problemi, questi fatti, intorno alle decisioni, al modo di interpretare quei fatti di due protagonisti importanti di questo periodo. Perché poi la storia alla fine si riduce sempre in questo senso, insomma, sempre chi ha il polso in mano, chi ha lo stesso in mano determina un po' quel tutto, il suo modo di interpretare. Questo è il nostro programma di Istituto di Storia del Risorgimento. Sulla storia del Risorgimento non solo, abbiamo tenuto 15 giorni fa nell'Archivio di Stato una conversazione ricchissima di informazioni e di documentazione tenuta da un giovanissimo storico locale, molto bravo, molto esperto, professor Palermo, ma dico il suo nome, ma ce ne sono tanti altri come lui, a parte Barbaro che sta qui, ma tantissimi, sui bombardamenti di Foggia. Un fatto questo che, secondo noi, nelle scuole foggiane non dovrebbe assolutamente passare inosservato. Sono fatti importanti che fanno riflettere i ragazzi. E porsi, imparare in modo che imparino a porsi domande, a guardarsi intorno e porsi domande. Ecco, seguiteci, perché le cose che facciamo vanno sempre in diretta a Facebook o vengono messi inseriti su canali YouTube. Facciamo iniziative divulgative e divulgazione storica. Certo, abbiamo grosse aspirazioni, vedremo. Questo è quando, non voglio aggiungere altro e togliere altro tempo ai protagonisti, al protagonista della serata, il professor Pinto, che stamattina ho avuto il piacere anche di avere una passeggiata così a Rocchetta Sant'Antonio, perché gli ho messo in testa una foto. A Rocchetta c'è nella chiesa madre, nella chiesa dell'Assunta, c'è una targa, una lapide dedicata a 18 granatieri uccisi nel mese di ottobre del 1863. Il professore è rimasto colpito da una delle frasi scritte, non so se l'ha copiata, una frase che a leggerla lì, in quel silenzio della chiesa, lì su quel marmo freddo, e a leggere quei nomi provenienti dal Friuli, dalla Lombardia e da altre regioni d'Italia, morti in quella maniera, veramente fanno passare, sono parole che fanno passare qualche brivido. Tutto qua. Vi ringrazio della vostra presenza e cedo la parola a Francesco. Grazie Pasquale. Io ringrazio la faccina. Perfetto, scusate. E dicevo, scusate, piccolo problema tecnico. Qui è la prima volta che ho avuto modo di parlare, diciamo così. Un'altra volta in un ricordo di Marcello Ariano, però con un microfono tradizionale.
E ringrazio le parole di Pasquale, perché Pasquale è riuscito a sintetizzare quella che è la mission del nostro istituto. Noi dal 2014 abbiamo iniziato a fare dei studi di storia all'archivio, abbiamo cercato di entrare anche nelle scuole. La storia va studiata, ma la storia deve essere qualcosa di bello, interessante, motivante. Noi qui abbiamo la fortuna di avere il professor Carmine Pinto, che della divulgazione storica fa veramente, io direi, un master. Io ricordo, non ero ancora laureato praticamente, e ricordo Giordano Bruno Guerri presentare un suo libro a Lucera. Io cominciai a seguire, avevo praticamente fino agli 90, stavo tra l'Olivetti, mio nonno e i primi computer portali, i primi computer in pratica, e ricordo cosa fece questo professore, che stava per diventare anche ministro, diciamo così, indipendentemente se possiamo condividere o meno le sue idee, lesse il libro di uno storico e disse: così non si scrive, perché praticamente io un'intera pagina considera due soli periodi. Io invece vorrei proprio leggere come presenta uno dei due protagonisti di questo nostro libro. Il ragazzino passò la visita medica, fu portato al magazzino, ebbe l'abito di turchino scuro e berretto, scarpe ferrate e cravatta di cuoio. Difficile sapere quanto fosse consapevole della svolta. Doveva restare lì 8 anni, destinato alla fanteria. Solo dopo aver passato tutta la giovinezza in clausura, lontano dalla famiglia, avrebbe ottenuto i gradi di sottotenente o luogotenente. Questo è l'incipit che dà inizio alla presentazione di uno dei due protagonisti di questo bellissimo libro. Pallavicini è un personaggio minore, ma assolutamente non minore, della storia del risorgimento italiano. Parliamo non solo del generale che ha sconfitto Crocco, ha contribuito a sconfiggere Crocco, ma colui che alla Spromonte ha bloccato Garibaldi e ha evitato col suo saper fare una strage, ha evitato che quei 12 morti da ambedue le parti potessero diventare ben più se gli scambi di fucileria fossero aumentati in intensità anziché cessare il tutto. Io mi sono permesso di leggere queste poche righe per vedere uno stile asciutto che è proprio il voler recepire al 100% quello che era l'invito che Giorgio Bruno Guerri faceva 97-98, insomma hanno più, hanno meno, ricordo perché ero ancora uno studente che si divertiva tra Bologna e Lucera. Quindi io, scrivere di storia vuol dire scrivere con un linguaggio asciutto in questo momento, essere accattivante. Io ho trovato un libro bellissimo, ho cominciato a notare citazioni, poi ho detto: ma se devo leggere tutte le citazioni che ho fatto ci facciamo dopo domani praticamente. Ho letto questa per farvi comprendere la capacità dello stile asciutto, e poi è un libro che a me ha ricordato lo stile di un bellissimo film, C'era una volta il West, non so se qualcuno ricorda. Era fondato quel film su una serie di praticamente cortometraggi con i quali venivano presentati i protagonisti. Ebbene, la capacità del primo cortometraggio, di quando Charles Bronson, Armonica, entra in scena e quando dice ai tre che devono fargli la pelle: ci sono due cavalli di troppo, pensate che mi volete uccidere. E c'è l'attore, un grande attore di colore americano, che capisce che di fronte non c'ha un vivellino, ma c'ha un duro che gli avrebbe fatto la pelle da lì a pochi secondi. E lì, ecco, la magia di Sergio Leone che ti incolla con quel primo cortometraggio, e poi vabbè, qui entra di fronte in scena, e stai 2 ore e mezza. E qui è la stessa scena. Abbiamo presentazione di Crocco, presentazione di Pallavicini e un ping pong. È un ping pong assolutamente bello, e io mi sentirei di fare questa domanda: come è nata l'idea di fare questa struttura originale, assolutamente originale? Innanzitutto buonasera a tutti,
grazie al comitato, ai colleghi, agli amici di Foggia per questo invito e ovviamente a tutti gli amici con cui in realtà da qualche anno stiamo condividendo diverse esperienze e come abbiamo anche già sottolineato nella conversazione che si è tenuta ieri a San Severo, molte cose di questo libro, essendo un lavoro fatto in viaggio per molti aspetti, sono anche frutto dell'incontro con voi. Se avete letto, come vedo, il libro, troverete sia quando ci siamo visti a Nucera, sia i posti vicino a Nucera, sia tutte le cose fatte insieme a Peppino Clemente e le altre persone che conosco qui. Quindi in realtà, diciamo, hai già una prima risposta. Questo libro è la storia di un viaggio in cui tante persone hanno condizionato i luoghi, i posti e le storie raccontate, alcuni sono qui presenti. Quindi innanzitutto questo. Poi perché questo tipo di scelta? C'è molto, molto casualità, cioè, non voglio presentarvi arzigolate e complesse strutture intellettuali. Cioè, quando si fa un'esperienza di ricerca e di lavoro professionale, uno risponde a tante esigenze. Si lavora con gli studenti, si fanno le tesi di laurea, si dirigono le tesi di dottorato, mille cose che vi risparmio, però all'interno di questo poi magari un convegno, una conversazione, ecco, in questo mio caso un viaggio ti porta a fare delle cose. Perché questi due personaggi? Perché questi due personaggi, mano a mano che continuava questo percorso, come ha ricordato Francesco, io nel 2019 avevo portato a conclusione un lunghissimo percorso di ricerca che è durato 13 anni, che ha coinvolto centinaia di persone, che ha come obiettivo lo studio delle guerre civili, della crisi del sistema imperiale, della formazione di stati-nazioni nel mondo euroatlantico. Non devo parlare di questo, che è già sullo sfondo. All'interno di questo progetto di ricerca venne fuori un tema importante che mi piaceva sviluppare, cioè il rapporto tra la fine del Regno di Napoli e la costruzione di Sicilia, insomma la fine di Napoli e la costruzione dell'Italia, e questo attraverso il prisma del conflitto tra progetti, uomini, idee spesso contrapposte, e questo percorso portò alla guerra del Mezzogiorno. La guerra del Mezzogiorno è diventato, diciamo, dal mio punto di vista un obiettivo storiografico. Quel libro poi è stato molto discusso e proprio discutendo quel libro è venuta fuori l'idea di raccontare quella storia e molte altre storie cercando di trasformarle da grandi palcoscenici, in quel libro si muovevano migliaia di attori, a un palcoscenico dove si poteva far parlare la storia attraverso la carne, attraverso le ossa, attraverso la fisicità anche di protagonisti di lui. Quindi la prima risposta è che volevo provare a fare un racconto di quella storia, cioè della guerra nel XIX secolo italiano, che potesse parlare senza doversi misurare di nuovo con la necessità di creare nodi storiografici espliciti. Qui sono impliciti. In secondo luogo, questa ricerca, poi il caso ha portato a questi due personaggi. Perché? Perché volevo raccontare un prisma molto chiaro, cioè che dal punto di vista delle cose che mi interessa analizzare, cioè la guerra e soprattutto la cultura della guerra nel XIX secolo. E attraverso questo, come la guerra e la cultura della guerra nel XIX secolo fossero, dal mio punto di vista, uno strumento efficace per comprendere l'impianto dello Stato moderno, il successo del nazionalismo italiano, l'estrema difesa dell'antico regime, la fine degli antichi stati, della penisola. Quindi, si sente bene, sì? Sì. Quindi volevo raccontare questo, ma attraverso il prisma della guerra, senza, come ho già detto e non ci torno più, ripetere le ricerche o anche i libri passati. Inevitabilmente si va sul terreno delle biografie, però scegliere un solo protagonista significava raccontare una prospettiva, mentre a me piaceva l'idea di poterne raccontare due e di raccontare le principali, cioè l'attore sociale che aveva costruito il successo del nazionalismo italiano, cioè gli ufficiali di professione e i militari di professione, uno degli attori più importanti della storia del successo del nazionalismo italiano, e coloro che in un qualche modo si erano battuti contro il nazionalismo italiano, a prescindere dalle proprie convinzioni, ma sicuramente a tutela del sistema in cui erano inseriti. Ovviamente collocando questa prisma nel Mezzogiorno italiano, il brigantaggio diventava da questo punto di vista
l'elemento di racconto più efficace, perché nel Mezzogiorno italiano la guerra per la costruzione dell'unità nazionale di fatto vide il partito borbonico avere solo questo strumento a disposizione per difendere le proprie ragioni e i propri tentativi di salvare la vecchia monarchia e lo Stato napoletano. Concludo. L'idea, l'obiettivo era quello di mettere su questo palcoscenico una storia che parlasse attraverso i protagonisti e che non dovesse essere per forza prigioniera della sovrastruttura. Volevo farlo attraverso protagonisti, a questo punto, che offrivano non una sola prospettiva, ma entrambe le prospettive, quella del nazionalismo italiano e quella dei suoi nemici. Inevitabilmente, per funzionare la storia innanzitutto per il lettore, la scelta poi è stata anche casuale rispetto a questi due personaggi per alcuni motivi che riassumo brevemente. Innanzitutto la coincidenza delle vite, cioè quando si nasce e quando si muore. Quindi questo consentiva di avere una storia coerente, cioè non è che uno muore prima o uno muore dopo, per capirci, molto banalmente, ma due vite che attraverso un parallelismo, che è un parallelismo diretto, non è un parallelismo indiretto, e ovviamente evito la citazione di Plutarco, con cui non mi permetto di paragonarmi, ma che non costruiva mai storie tra personaggi che si incontravano nelle loro vicende. Invece in questo caso il parallelismo diretto funzionava sia perché le vite coincidevano sia perché si incrociavano. In secondo luogo, molto rapidamente, perché questo ne abbiamo parlato già ieri, quindi evito, perché queste vite sono molto documentate, nel senso che per raccontare questa storia non sempre tu hai, soprattutto quando parli di banditi e di soldati di professione del XIX secolo, non hai la fortuna di avere la ricchezza dei documenti che hai magari per i pensatori politici o per i grandi artisti. Invece questi due personaggi avevano la fortuna, per lo storico, di essere ricchissimi di documentazione, cioè ci sono tanti materiali che consentivano di dire cose accettabilmente verosimili. E infine, e concludo, perché nelle loro vite, cioè quella del soldato di professione e quella del bandito di professione, si incrociavano tante vicende, tanti personaggi, tanti episodi, tanti luoghi, quindi tanti aneddoti che consentivano alla narrazione, a quello che io volevo fare, di essere efficace sia nel raccontare il palcoscenico della storia, sia nel far comprendere al lettore dove e come si viveva quella storia. A me, ripeto, questa tecnica mi è piaciuta tantissimo, perché questo ping pong di presentare praticamente il crocco e poi presentare, e quindi queste vite parallele, poi si arriva allo scontro e poi vabbè, ovviamente ognuno ha una vita diversa e il generale diventa senatore e il brigante diventa un detenuto, però mi è piaciuto tantissimo proprio questo ping pong. Ma questo non è un romanzo, questo è un libro di storia, è un libro che racconta la storia di questi due protagonisti, Crocco e Pallavicini, ma parla del nostro risorgimento. E cito un'altra breve frase in cui si passa ad altro. Il nostro protagonista Pallavicini ha partecipato alla prima guerra di indipendenza, alla guerra di Crimea, ha combattuto a San Martino dove viene ferito e ha praticamente anche una decorazione, la croce dell'ordine dei militari di Savoia. Adesso, così il professor Pinto sintetizza quello che è un evento centrale, la seconda guerra indipendenza. L'imperatore Francesco Giuseppe disse: ho perso una battaglia e pago con una provincia, la provincia lombarda. E invece la guerra era anche rivoluzione. L'Austria era paralizzata, il suo controllo sulla penisola spezzato, l'Italia centrale era in rivolta, il Mezzogiorno liberale mobilitò le sue reti clandestine e gli esuli. Pallavicini era nell'esercito che doveva fare la nazione. E qui è un ping pong tra vicende peculiari, ma è la grande storia con Cavour che è riuscito a dare la svolta al risorgimento italiano attraverso quella seconda guerra di indipendenza ben combattuta da un militare, da tanti militari di professione. E dicevo questo per dire come il professor Pinto è riuscito veramente a sintetizzare, passare a fare un ping pong tra vicende peculiari e anche quella che era la grande storia
come appunto la seconda indipendenza. Dicevamo, ne parlavamo prima, in Italia abbiamo tanto interesse per le vicende del risorgimento, del brigantaggio. Come si spiega questo interesse importante? Io ripeto, nel 1961, nell'occasione dei 100 anni, abbiamo anche lì un ping pong, in pratica abbiamo Mario Camerini che realizza i briganti italiani con Ernest Burnai, premio Oscar, e Vittorio Gassman giovanissimo, e abbiamo dall'altra parte Roberto Rossellini, il protagonista del neorealismo, che in pratica realizza la spedizione 1000. Dopo, cioè, con i 150 anni abbiamo Mario Martone che fa Noi credevamo, e il ping pong, la Rai che presenta il genere dei briganti. Come si spiega questo interesse per pagine di storia di 160 anni fa, e che tu riesci a dare in modo mirabile? Infatti anche nel libro citi anche Arianello, La Riva della Priora, il passaggio di questo libro che diventa anche uno sceneggiato. C'è questa passione degli studiosi italiani per quello che è stato il momento fondativo della nostra nazione? Beh, in questo caso la risposta è molto facile, più da intervista che da presentazione. Credo che sia un fenomeno molto comune, non credo che questo sia una nostra peculiarità, cioè chiunque si muove nel contesto della, diciamo, del dibattito storico, storiografico, del romanzo, della letteratura, c'è un dato abbastanza unanime che è un dato globale. Cioè, l'interesse per la storia secondo me c'è sempre stato, cioè non è una novità della nostra epoca, né una novità quello di guardare in maniera molto combattuta, a volte controversa, i fenomeni storici. C'è una novità negli ultimi 30-40 anni, che è il volume di questo, che è dovuto alla trasformazione della società. Cioè, e su questo mi consento di fare una considerazione di ordine geopolitico, che voi direte che c'entra, ma la facciamo. Io credo che se noi guardiamo la storia degli ultimi 30 anni, dal punto di vista del mondo, ci sono tre o quattro cose rilevanti. Una di queste è la formazione di un ceto medio globale. Cioè, fino alla prima guerra mondiale il ceto medio era prevalentemente anglosassone. Dopo, con la guerra fredda, il ceto medio come elemento di caratterizzazione di una struttura sociale è stato un fenomeno occidentale. Con la globalizzazione il ceto medio è diventato un fenomeno globale. Oggi il mondo è fatto di ceto medio. E il ceto medio ha una serie di caratteristiche molto semplici: ha più soldi, ha più tempo libero, ha più possibilità di curare la propria salute, è più colto, studia di più, e in genere tende a progressare sui terreni della struttura mentale. È chiaro che in un mondo così anche il passato assume un peso diverso, cioè diventa più potente, perché le persone, ci sono più persone che sono interessate alla storia, o ai fatti storici, o al racconto storico, o al romanzo, o alla letteratura, o alle fiction, per riempire i propri spazi anche intellettuali e identitari. Quindi questa è la mia risposta. Cioè, noi viviamo un'epoca, ripeto, è un fenomeno globale, non è un fenomeno italiano sotto nessun aspetto. Cioè, noi viviamo un'epoca dove il ritorno della storia, l'interesse verso la storia, ha dimensioni impressionanti. Basta vedere le copie di romanzi storici che si vendono in qualsiasi libreria del mondo, e si scopre cose inconcepibili. Per esempio, i romanzi storici dell'antica Roma e ambientati nell'antica Roma sono venduti in dimensioni che non si possono neppure raccontare per il volume di milioni di copie. Le fiction televisive, non c'è televisione al mondo araba, addirittura Wagner, la compagnia mercenaria criminale fondamentalmente, che lavora per i russi, per Putin e per i russi, ha due compagnie cinematografiche. Cioè, potrei continuare fino a domani, ma non è questo l'argomento, è solo per dare una risposta a Francesco. Cioè, l'interesse per la nostra storia è semplicemente un piccolo, l'interesse per questa storia è semplicemente un piccolo tassello di un ritorno poderoso della storia, che dal punto di vista politico-culturale, dal punto di vista identitario, è uno dei fenomeni più rilevanti del XXI secolo.
se posso completare, ripeto, potrei farvi milioni di esempi anche sull'uso pubblico e politico della storia, dalla Catalogna alla Scozia, dalla Russia di Putin alla Cina di Xi Jinping. Potremmo fare su questo un corso universitario, neppure un seminario. Limito a rispondere in questo tassello perché c'è tanto interesse per il Risorgimento. Perché la nostra storia nazionale ha 3-4 momenti importanti oltre un secolo. C'è 3-4 momenti che noi riconosciamo fisicamente guardando una fotografia, guardando, come hai detto tu giustamente, un pezzo di un film, guardando un quadro. Sono la costruzione della nazione, e cioè il Risorgimento. L'epoca delle grandi guerre del fascismo, non devo spiegarle a voi. Il miracolo economico, cioè quando noi siamo diventati da un paese rurale uno dei paesi più ricchi del mondo, e lo siamo ancora. E gli anni 90 con la fine dei vecchi partiti socialisti, democristiani e comunisti e la nascita dell'attuale sistema politico e socio-economico. Chiunque di noi vede un'immagine del processo Cusano oppure un'immagine del Leni di Mattei la riconosce, così come riconosce un'immagine di Mussolini sul Palazzo Venezia o di un Fante della Grande Guerra o di Garibaldi in camicia rossa. Tutti, non c'è bisogno neppure del diploma per riconoscerli, e quindi è evidente che questi temi, piaccia o non piaccia, all'interno di un ritorno massiccio della storia, calamitano potentemente l'attenzione, e non solo dello storico di professione, e non solo dello storico colto e appassionato, ma anche di coloro che producono prodotti culturali e li vendono. La risposta è assolutamente esaustiva, perché certe volte poi, diciamo così, anche a causa di una pubblicistica raffazzonata, diciamo così, di chi magari scrive libri che sono non di storia ma sono, diciamo così, di controstoria, mettono in discussione quella che era l'unità nazionale, e quindi praticamente io vedevo anche in questi libri, nei tuoi libri, un momento anche di chiarezza, libri capaci di andare al grande pubblico di lettori per la loro grande versatilità, perché è vero che c'è voglia di ricordare la storia, però è vero pure che noi qui siamo a presentare un libro di storia vero, laddove io non voglio parlare ovviamente di assenti, in tante situazioni si sentono cose farmenticanti. A me è capitato in una scuola superiore sentire, non farò il nome ovviamente, un autore che parlava di un milione di morti, un genocidio dei milionari dell'unità d'Italia, cose raccapriccianti e rabbrividenti, diciamo così. Invece libri come questo danno praticamente l'idea di come sono andate realmente le cose, soprattutto di analisi importanti. Io ho tra le cose che mi sono annotate, le tante cose che ho annotato, mi ha colpito questo, il concetto del cartello, e quindi in pratica Crocco praticamente che crea un cartello di bande criminali. E uno dei problemi della nostra Italia, soprattutto del sud, qui stiamo a Foggia dove si parla molto della quarta mafia praticamente, è proprio la criminalità. Che legame c'è tra quella esperienza del brigantaggio e purtroppo quella che è l'esperienza criminale, premesso che la mafia e la camorra erano qualcosa di antecedente anche al brigantaggio? Sì, io insomma, i modelli sociali e i modelli operativi sono una cosa, i legami un'altra. Legami nessuno, nel senso che questo libro parla di un'epoca più lontana, distante, che non è la nostra epoca, ma non è neppure vicina alla nostra epoca. Se magari torniamo poi sul libro, provo anche a spiegare come io vedo questo. L'idea, diciamo, il modello di cartello, che significa? Significa che, molto semplicemente, che gruppi, diciamo, operativi che svolgono attività politiche e criminali si federano tra di loro e riconoscono a qualcuna gerarchia. Questa è l'idea del cartello, no? È un modello come tanti altri. Quindi io ho utilizzato questo per spiegare come a un certo punto della guerra di brigantaggio
Crocco riuscì a fare una cosa che in genere i suoi colleghi non riuscirono a fare, cioè a federare una quarantina, 45 gruppi, a fargli riconoscere una gerarchia e a fargli riconoscere un terreno operativo più o meno comune, in cui l'azione politica, l'azione criminale, l'azione politico-criminale era comunque all'interno di una gerarchia operativa e di una gerarchia. Il senso che questo possa essere un modello che noi utilizziamo spesso per capire le strutture non solo criminali, anche politiche, anche sociali, ovviamente funziona. Non credo che ci sia un legame tra queste epoche, sono mondi molto lontani, a parte che, cioè non sono mondi legati a noi. Volevo... Perfetto, assolutamente, assolutamente. Sì, però io... se non sembra che il professor Rei abbia fatto il lavoro professionalmente con animo freddo e distaccato. Sì. Ma come si colloca questa narrazione in un dibattito che sappiamo bene qual è stato? Sul brigandaggio e sulla rinascita o la nascita, non lo so come chiamarla, del partito dei Borboni, perché su questo c'è stata una pubblicistica, ci sono stati film, ci sono stati sceneggiati televisivi, ci sono stati romanzi. Non dobbiamo ricordarli qui, ma a me sembra, per la ricchezza di documentazione che qui io vedo, il profluvio, cioè di riferimenti, di connotazioni, e lì appare la sua posizione, insomma, come guarda, come si colloca intorno a questo che è un, di noi del sud che ci sentiamo e ci siamo sentiti derubati, invasi. E su questo c'è stata proprio una fronda di opinione pubblica, di personaggi che non voglio, che non cito perché non sono presenti, e non è assolutamente il caso, ma insomma non possiamo far finta di niente. Perché io dalla lettura mi sono fatto una certa idea di quello che lei, in fondo il messaggio, la domanda è questa: ma perché ha scritto questo libro? Sì. Perché l'ha fatto in questo modo? In fondo, il messaggio che vuol dare, qual è? Sì, innanzitutto la domanda del perché. Scusa, ma no, è una conversazione tra amici molto bella ed è sempre bello fare le conversazioni così, lo ritengo piacevole per innanzitutto perché scrivi il libro, poi spero anche per il pubblico, sicuramente per me è piacevole. Perché ho scritto questo libro? Questo libro l'ho scritto perché volevo raccontare l'Ottocento e volevo trovare un modo per raccontare l'Ottocento. Facendolo parlare, come ho detto all'inizio, attraverso tanti personaggi. Se la domanda, come interpreto bene, ovviamente va oltre quello che era il mio obiettivo narrativo, però questo è importante spiegarlo al pubblico. Se qualcuno vorrà leggere il libro, trova un libro in cui la struttura narrativa non esplicita mai le questioni storiografiche, certo. Le lascia sempre sullo sfondo, perché certo. È questo è il progetto editoriale. Però se la domanda è perché ho scritto questo libro, è perché volevo riflettere su un tema su cui in realtà dal punto di vista della ricerca ragiono da poco, insomma, ma lo vedo come una prospettiva, sulla forza del nazionalismo italiano. Cioè questo è un libro che riflette su questo, cioè su come il nazionalismo italiano riesce a fare qualcosa che, se noi lo guardiamo da lontano e dal punto di vista politico e geopolitico, è una potenza estrema. Per capirci, lo sintetizzo in poche battute. La nostra penisola viene inserita nel sistema della guerra europea, come è noto, ma è inutile su questo fare lezioni universitarie, con la grande rivoluzione francese, ma soprattutto con le guerre dell'impero. Cioè l'impero provoca una rottura dello schema geopolitico della storia italiana, che per molti aspetti è durata fino ai nostri giorni. Cioè normalmente la legittimità politica dei paesi della penisola era condizionata da poteri locali che, a seconda del contesto, venivano legittimati o si legittimavano con poteri europei. Che so, facciamo un esempio banale. La crisi, la grande crisi, la grande guerra di potere tra il mondo, tra la nascente potenza francese, francofona, e quella tedesca, determinò la sconfitta degli Svevi e il trionfo degli Angioni. Ma il tutto all'interno di un grande processo geopolitico di tipo europeo,
in cui gli attori locali erano comunque comprimari o comunque sotto attori di questo. La fine, diciamo, che so, di un certo tipo di protagonismo economico imperiale della penisola attraverso dei grandi progetti imperiali, quello genovese, quello veneziano e così via, viene determinato da uno degli eventi più importanti del Cinquecento, la guerra dei giganti, cioè la guerra tra le tre potenze che emergono nel Mediterraneo, i Valois, gli Asburgo e gli Ottomani. Che cosa voglio dire? Adesso ripeto, è un titolo. Nella nostra storia, la storia della penisola, vede sempre gli attori locali essere subordinati o sopravvivere o legittimarsi sulla base di questo grande equilibrio europeo. Dopodiché che cosa fa l'impero? L'impero inserisce la penisola in una grande guerra europea, tra un progetto, il primo grande progetto europeo dopo la morte di Carlo Magno, cioè quello di Napoleone, e coloro che lo contrastano. Cioè Napoleone disegna un progetto paneuropeo a guida francese, imperiale, rivoluzionaria, una grande coalizione europea lo contrasta e lo sconfigge. L'Italia è l'unica parte d'Europa che si integra nel progetto paneuropeo napoleonico in maniera abbastanza potente. E questo determina mille cose, l'eversione della feudalità, la costruzione dello Stato moderno, l'affermazione di un certo tipo di borghesia agraria, mille cose. Però il punto politico è questo, cioè all'interno di questo progetto, tra un'Europa imperiale e un'Europa delle potenze, l'Italia è parte del progetto dell'Europa imperiale. La conseguenza di questo è che in Italia il liberalismo trova uno dei suoi terreni principali, il Partito Liberale in Italia diventerà il grande partito rivoluzionario dell'Ottocento, però il Partito Liberale viene sconfitto dalla rivoluzione nel 1848. E a quel punto la bandiera del liberalismo viene presa dal nazionalismo italiano. E il nazionalismo italiano, in un tempo storico brevissimo, stiamo parlando di meno di 20 anni, sì, un tempo storico brevissimo, dal punto di vista operativo un tempo storico ancora più breve, meno di un decennio, fa una cosa abbastanza rara nella storia europea, cioè distrugge tutti gli antichi stati, annienta un equilibrio geopolitico che risaliva addirittura all'età moderna ed era legata ai tre grandi poteri ideologico-monarchici dell'età moderna, cioè quello dei Borbone, quello degli Asburgo e quello del potere temporale del Papa, e sostituisce un sistema geopolitico addirittura originario nell'età moderna che era sopravvissuto al progetto imperiale di Napoleone, inventando uno Stato completamente nuovo e costruendo una comunità politico-culturale all'interno di questo Stato completamente nuovo che si chiama Regno d'Italia. In sintesi, il nazionalismo italiano ha una tale potenza politica, ideologica e anche geopolitica, questa grande l'azione del conte di Cavour e poi per molti aspetti anche dei suoi successori, da fare una cosa che se noi la guardiamo da distanza, però senza farci prendere da queste cose, sì, borbonici e cose che confiniamo immediatamente nel bar di fronte, cioè il nazionalismo italiano, se noi lo guardiamo con distacco, con il giusto distacco, fa un'operazione politica di una potenza immensa. Cioè la monarchia borbonica e la monarchia asburgica sono le potenze più importanti dell'età moderna. Il potere temporale del Papa è erede della potenza ideologica più spaventosa della storia dell'Europa, no? La cristianità. Nel giro di 20 anni questi vengono sconfitti e nasce uno Stato-nazione completamente nuovo. Veniamo ai giorni nostri accogliendo la provocazione di Pasquale, molto stimolante. Se ci pensate, quella è un'operazione politica è di tale potenza che ad oggi nessuno l'ha messa in discussione. Sì, ci può essere il milione di morti, ma nessuna persona sa di mentre, ma sul serio. Ci può essere un certo tipo di dibattito, questo più insidioso, hai ragione. Però ad oggi, se noi guardiamo la storia unitaria, sono passati circa 170 anni, nessuno ha mai messo in discussione quel risultato. Rifletteteci. Abbiamo avuto una grande crisi politica durante lo Stato liberale tra sinistra e destra. Ovviamente la vicenda del fascismo, che non è poco. La grande crisi del 43 con il collasso della monarchia, che era un collante potentissimo
nella nostra nazione, no? Poi abbiamo avuto un'Italia caso unico in tutto il mondo occidentale, in cui il sistema politico era diviso sulla linea di Yalta. Una parte del sistema politico si collocava in Europa e nell'Alleanza Atlantica, una parte del sistema politico si collocava nel campo del socialismo reale ed era legata all'Unione Sovietica. Poi abbiamo avuto la distruzione per via politica, giudiziaria, mediatica di questo sistema politico, e abbiamo avuto un sistema politico fragile che ogni due legislature ha cambiato nome e simbolo. E nonostante tutto questo, la potenza della costruzione politica e ideologica del nazionalismo italiano è stata tale che ad oggi nessuno ha messo seriamente in discussione quel risultato. Quindi la prima risposta è questa, cioè questo libro parte da questa domanda, cioè come ha fatto il nazionalismo italiano ad avere una forza politico-ideologica così potente da annientare gli antichi stati, annientare gli antichi stati, che non è, non, dopo la costruzione dell'unità d'Italia gli antichi stati non avranno mai più, sì, nostalgici eccetera, ma non saranno mai più attori politici, ma annientare gli antichi stati, costruire uno stato-nazione completamente nuovo e farlo con una potenza tale che ad oggi questo non è in discussione. Allora, questa è la prima risposta. Seconda risposta, però, questa è importante per capire il senso del libro. I due attori di questo libro rispondono a questa domanda, poi andiamo anche al dibattito attuale, non è lungo, Pasquale è un grande. Però conversiamo tra amici, è bello. I due attori di questo libro, in realtà, questo che io vi sto dicendo non è esplicito nel libro, chi vorrà leggere troverà un racconto ovviamente forte per la quantità di vicende che i due attori di questo libro vivono, e magari in qualche minuto ve le accenno in modo da offrirvi uno scenario, senza eludere la domanda. Però in realtà chi sono i due attori di questo libro? Dal mio punto di vista funzionano per questa storia perché sono due attori che appartengono a due categorie impolitiche, nel senso che Vito Pallavicini di Priola, dal mio punto di vista ovviamente, rappresentava perfettamente una delle grandi novità del XIX secolo, e cioè il definitivo affermarsi degli ufficiali di professione, per semplificare, di coloro che erano pagati dallo Stato per fare la guerra a prescindere dalle loro idee, e che portano a conclusione un processo iniziato in età moderna, ma che è uno degli elementi fondamentali per capire la modernità e lo Stato-Nazione, che è lo spostamento dell'attività di violenza dei privati allo Stato e la progressiva sottrazione da parte dello Stato del monopolio della violenza condiviso nei secoli e nei millenni precedenti con i privati. Questo processo, che inizia nella tarda età moderna, si porta a conclusione nell'Ottocento, quando lo Stato moderno dice che l'unica violenza legale possibile è quella dello Stato, e gli unici portatori d'armi, tranne quelli che vanno a caccia, che sono legittimati a portare le armi, sono quelli pubblici, e che la guerra è un monopolio dello Stato che non si può affidare ad attori privati. E questa guerra, monopolio dello Stato, viene fatto da una casta di ufficiali di professione che vengono formati nelle scuole militari, nelle accademie, e che hanno il dovere di fare l'organizzazione militare, eventualmente la guerra, per conto dello Stato, ma non sono attori politici. Ma di fatto svolgono un ruolo politico enorme, cioè costruiscono una parte decisiva dello Stato moderno, e cioè il monopolio della violenza affidato a funzionari di professione, e lo ideologizzano, perché a loro gli si affida, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, tutta la parte maschia e giovane della società che deve fare il servizio di leva, cioè deve fare obbligatoriamente una cosa inconcepibile nei millenni precedenti, e cioè il servizio militare obbligatorio per tutti i giovani maschi in età adulta, che facendo il servizio di leva diventano attori pubblici dello Stato e in teoria attraverso un giuramento fedele allo Stato. Questo percorso è un percorso secolare,
ma incrocia la fondazione dello Stato moderno. Quindi chi è Pallavicino? Adesso vi racconto in poche battute la sua vita, dal mio punto di vista. È una perfetta fotografia di come il nazionalismo italiano costruisce lo Stato innanzitutto attraverso la guerra, perché quasi tutte le nazioni in genere nascono in uno stato di guerra, attraverso una casta di ufficiali di professione che in genere non aveva idee politiche. Pallavicino non aveva idee politiche, non aveva una cultura politica. Vede la propria realizzazione sociale del mestiere delle armi, interpreta come i suoi coetanei il mestiere delle armi come una grande opportunità di realizzazione e di affermazione sociale, e coincide nella sua vita la trasformazione di un esercito che nasceva come un esercito dinastico fedele al re, l'esercito sardo, in un esercito che diventa addirittura rivoluzionario, l'esercito della guerra d'indipendenza del 1848, e che si trasforma addirittura in un esercito nazionale con le guerre del 59, del 60, del 61, del brigantaggio del 66, integrando ufficiali e maschi giovani provenienti da tutta Italia. Due, la sua vita poi è interessante perché lui si trova da ragazzino, come ha introdotto Francesco, a vivere la prima guerra d'indipendenza, la spedizione di Crimea, anche in forme diverse, tutte queste vicende che ci spiegano come il Risorgimento, da questa prospettiva, intreccia la formazione dello Stato moderno, cioè un esercito fatto di funzionari di professione che fanno del mestiere delle armi la propria realizzazione sociale, con la formazione dello Stato moderno risorgimentale, romantico e liberale, e cioè il nazionalismo italiano, romantico e liberale, che trasforma un esercito di funzionari di professione attraverso la carica ideologica propria del nazionalismo italiano, romantico e liberale, prima in un esercito rivoluzionario e poi un esercito nazionalista. E quindi questo è il 50% della risposta a Pasquale. Il primo obiettivo di questo libro era spiegare la potenza del nazionalismo italiano attraverso la sua capacità di intrecciare uno dei pilastri dell'età moderna, la fondazione dello Stato, con le caratteristiche del nazionalismo italiano, che è un nazionalismo liberale e romantico. Ogni nazionalismo ha delle caratteristiche, spesso ne ha tante. Il nazionalismo italiano nella sua fase risorgimentale è un nazionalismo eminentemente liberale e romantico. L'altro 50% della risposta. Chi è Carmine Crocco? Carmine Crocco è una figura tipica di antico regime che noi potremmo collocare. Noi lo estrapoliamo dal mio libro o dalla sua storia e lo mettiamo a fare il bandito nella Colombia di García Márquez, che viene chiamato dai liberali del colonnello Aureliano Bedia a fare le 50 insurrezioni contro il governo conservatore colombiano. Oppure lo prendiamo e lo portiamo in Arizona e lo mettiamo a fianco a Billy Kidd nella guerra della contea di Chisum contro il, come si chiamava, il Santa Fe Ring, per citare due film, se restiamo in clima western, Chisum con John Wayne e Pat Garrett e Billy the Kid, sempre. Quindi andiamo subito sul terreno. Poi lo possiamo togliere di là, lo portiamo nei romanzi di Moyan, il premio Nobel cinese, e dove, vede, se qualcuno di voi l'ha letto, che è il libro del Nobel di Moyan, Sorgo Russo, è ambientato sostanzialmente nella Cina della guerra, dell'invasione giapponese, dove uno dei primi personaggi che voi trovate sempre sono questi briganti cinesi, in questo caso, che passano da una parte all'altra. Che cosa voglio dire? Che Carmine Crocco, da questo punto di vista, è un topos perfetto di una figura sociale che in età moderna, ma anche nel Medioevo, troviamo ovunque, innanzitutto in tutte le letterature nazionali. Se qui ci sono docenti di scuola e docenti di letteratura, possono insegnarmi come non esista una letteratura nazionale, i bravi. Carmine Crocco era un bravo perfetto. Nel 600 stava con l'Aretina ad aspettare, vicino al ponte, il nostro Don Abbondio. Quale letteratura nazionale non ha la figura del bandito che svolge un certo tipo di funzione sociale?
Quando si sviluppa la letteratura tedesca, tra i primi personaggi che ci sono? I masnadieri. Potrei continuare fino a domani. Che cosa voglio dire? Che lui risponde perfettamente a una figura sociale, cioè quella dell'uomo che in una società premoderna, non capitalista, si mette al di fuori della legge e diventa un simbolo. Ovviamente, e questo simbolo è il bandito, che noi troviamo in tutte le letterature nazionali, in tutte le culture nazionali, senza eccezione. Andiamo avanti. Però Carmine Crocco rispondeva anche, e continuo col 50% della risposta, rispondeva all'obiettivo del libro, cioè spiegare come al nazionalismo italiano si contrapponevano i difensori degli antichi stati. Perché il trionfo del nazionalismo italiano, cioè la costruzione di questo grande stato dell'età dell'Europa contemporanea, avvenne attraverso una guerra contro i difensori degli antichi stati. E cioè, i difensori degli antichi stati furono fondamentalmente questi: la monarchia borbonica, il brigantaggio politico del partito borbonico, il potere, l'alto clero italiano nella sua interezza, l'alto clero italiano nella sua interezza, guidato dal principale nemico del nazionalismo italiano, cioè il Papa Pio IX, l'esercito degli Asburgo e la potenza geopolitica degli Asburgo. Questi sono stati i grandi nemici del nazionalismo italiano. Questi grandi nemici del nazionalismo italiano hanno avuto caratteristiche diverse. Nel libro precedente ovviamente si delineano soprattutto questi. Io non volevo tornare a parlare di loro. Perché Carmine Crocco funzionava? Perché apparteneva all'ultimo esercito messo in campo dall'antico regime per contrastare il successo del nazionalismo italiano. Quando collassò il regno delle Due Sicilie, uno degli elementi più evidenti fu il successo del nazionalismo italiano. Per esemplificare, nella vicenda del passaggio da uno Stato all'altro, spesso ci sono conflitti che durano secoli, decenni. In quello che noi oggi, con il nostro linguaggio, che è diventato di moda dopo l'operazione Iraqi Freedom del 2003, utilizziamo il concetto di cambio di regime. Cioè tu hai uno Stato e cambia il modo con cui esiste questo Stato. Nel Mezzogiorno d'Italia il cambio di regime fu una delle cose più rapide ed efficaci che si possano immaginare. Sostanzialmente, nell'arco di circa 3 mesi, la stragrande maggioranza, probabilmente si parla del 90%, dei sindaci, dei consiglieri comunali, dei magistrati, degli apparati dello Stato, il Regno di Sicilia, 17.000 dipendenti pubblici, un numero molto alto per l'epoca, degli ufficiali dell'esercito, degli ufficiali della Marina, passarono in uno Stato italiano. E non è questo, però, non c'è, cioè, ovviamente in politica nessuno può fare, non esistono gli angeli. Gli angeli stanno in cielo, ma non stanno in terra, sicuramente non stanno in politica. E quindi c'era chi lo faceva per interessi, chi per ambizioni, chi per passione, chi per convinzione, come in ogni fatto politico. La politica degli angeli non esiste. Nel caso del Mezzogiorno questo fu rafforzato dalla presenza di un partito liberale, nemico dei Borboni, che di fatto faceva politica da più di mezzo secolo ed era egemone in larga parte delle strutture politiche locali. In sintesi, quando si determinò il passaggio da uno Stato all'altro, nel Mezzogiorno nessuno difese la monarchia borbonica. L'esercito borbonico di operazioni mantenne le operazioni in terra di lavoro per un paio di mesi, ma di fatto operazioni vere, cioè operazioni di combattimento per un mese e mezzo, nulla. Gli ufficiali di marina passarono in blocco quasi con gli italiani. Gli ufficiali dell'esercito chiesero quasi tutti di entrare, molti quando il re era ancora a Gaeta, nell'esercito italiano. E quindi i Borboni non avevano chi li difendevano, avevano un blocco politico al loro fianco, soprattutto della Chiesa, di un certo tipo di aristocrazia, e armavano un esercito di briganti. Quindi chi era Crocco? Crocco era, da questo punto di vista, è nel mio libro, da questo punto di vista, lo strumento per raccontare l'ultimo esercito dell'antico regime, cioè gli ultimi difensori del mondo che si opponeva al nazionalismo italiano, ma, e concludo anche questa risposta, lo faceva a modo suo,
perché Crocco fu arruolato dai borbonici dopo una lunga attività, una carriera criminale già consolidata, per combattere il nazionalismo italiano. Ma Crocco era innanzitutto il re dei briganti, anzi voleva essere il re dei briganti, quindi lui fece la guerra contro il nazionalismo italiano, ma da re dei briganti, cioè sviluppando un'attività, il cartello, in cui gli aspetti criminali erano largamente prevalenti su quelli politici, ma non erano incompatibili, erano prevalenti su quelli politici. Quindi chiudo la risposta: chi è Crocco da questo punto di vista? Perché Crocco? Perché mi consente di raccontare l'ultima difesa dell'antico regime attraverso questa prospettiva. Nel libro precedente, che vorrà leggere, chi l'ha letto, ha trovato l'alto clero, l'aristocrazia borbone e così. Ma io volevo parlare di guerra, non solo di politica. L'ultima difesa dell'antico regime, affidata con un grande paradosso a un esercito di briganti che all'interno della guerra sviluppò le proprie logiche, le proprie capacità e anche il proprio modo di innovare il cartello, l'essere briganti. Chiudo su questo e poi l'età contemporanea. Quindi questo libro che cosa racconta? Racconta come il nazionalismo italiano rende politici attori non politici, i militari di professione e i bambini di professione, che in questo coincidono paradossalmente, perché nella vita di Pallavicini non trovate mai dichiarazioni politiche, trovate quello che avevano i militari dell'epoca, fondamentalmente la fedeltà all'esercito e al re. Questi erano i principi fondamentali, molto semplici, molto elementari. Crocco, quando vuole giustificarsi, si dice che è fedele al re e alla chiesa, cambia un po', ma se noi usciamo da queste battute, il libro racconta questo, però racconta come il nazionalismo italiano sconvolge così tanto questa società con una forza così potente da restare ancora oggi indiscussa, da politicizzare, rendere attori politici i soldati di professione che hanno fatto l'Italia, perché l'Italia è stata fatta largamente da soldati di professione che conosciamo poco spesso, e i banditi di professione che in qualche modo avevano fatto l'ultima difesa di questo Stato. Come si colloca nel dibattito attuale? E chiudo così possiamo continuare a conversare. Si colloca con quello che secondo me è il mio mestiere. Io non sono un attivista politico, sono uno storico, e penso che lo storico ha un compito fondamentale, che è di mettere le cose al giusto posto. Dal mio punto di vista, questi attori raccontati nella loro epoca sono anche molto affascinanti, ma che cosa ci dicono? Per rispondere bene alla questione posta da Pasquale, quindi anche rispondo in maniera trasparente, ci dicono che quell'epoca non può essere utilizzata per il presente, che chi utilizza nel presente queste vicende lo fa in maniera distorta, con il meccanismo del taglia e incolla: prendo un pezzetto di storia e lo metto qua, prendo un altro pezzetto di storia e lo metto là, giustificano, lo so, una rivendicazione, un bisogno, una necessità, magari è giusta, magari sbagliata, secondo me è sbagliata, secondo me non è giusta, però diciamo a prescindere da questo, e quindi secondo me non è giusta, fa un lavoro che nulla ha a che vedere con i processi storici, che invece vanno messi sul loro palcoscenico e collocati nella loro realtà. Allora Pasquale mi direbbe: però Croce ti dirà che la storia è sempre tempo, la storia vera è sempre storia contemporanea. È proprio per questo, perché che mettendo queste storie nel loro posto, alcuni argomenti scompaiono, non esistono. Non esiste, che so, un sud invaso, per esempio, scelgo solo questo argomento per chiudere. Non esiste, perché la stragrande maggioranza dei gruppi politici meridionali scelsero l'Italia contro il Regno della Sicilia, ma stiamo parlando della loro stragrande maggioranza, e ritennero che essere parte di una grande nazione, e avevano ragione dal loro punto di vista, li avrebbe fatti passare da sudditi di uno Stato irrilevante, come è il Regno delle Due Sicilie, di cui erano sudditi perché era un regno assoluto, a protagonisti di una grande nazione europea, perché l'Italia non era solo una grande nazione, era una nazione liberale. E quindi i gruppi politici meridionali, da sudditi, diventarono ministri, deputati, procuratori generali e giungevano ai vertici di una grande nazione, perché poi in politica l'ambizione è conta. E quindi qual è la mia risposta per scegliere questa categoria e chiudere? È che se noi guardiamo nella loro epoca questi attori, abbiamo la risposta,
e cioè la costruzione della nazione fu voluta dai gruppi politici di tutta Italia, ma probabilmente quelli che si caratterizzarono con una determinazione nazionalista più forte furono proprio i meridionali. Se voi vedete il dibattito all'interno dei gruppi dirigenti meridionali, voi trovate forse gli elementi dal punto di vista teorico-concettuale più accesamente che vedevano in quella la soluzione della loro grande questione. In sintesi, e chiudo, qual era la tesi dei gruppi politici meridionali? Che Napoli e l'Italia non potevano essere nemici e che la questione napoletana, cioè una guerra permanente mai risolta tra liberali e borbonici, si poteva solo risolvere nell'Italia. Cioè la questione napoletana si risolveva se diventava questione italiana e restava invece un conflitto interno e civile e provinciale se continuava a essere una questione regionale. Grazie. La risposta di Carmine è stata assolutamente esaustiva. E ritrovo qui l'altro libro, e quindi ritrovo qui l'altro libro che ho letto con piacere, l'altro libro nel quale emerge chiaramente che l'Italia non è stata fatta dal Nord Italia e da Cavour solamente, ma è stata fatta assieme ai liberali, ai patrioti che hanno sofferto nell'Italia per il Sud, e non a caso quando parliamo di attori protagonisti il pensiero corre a Francesco Crispi, eroe dei mille, assieme a Garibaldi, ma poi presidente del Consiglio alla guida dell'Italia. Ripeto, questo libro con questi due personaggi racconta questo scontro tra il vecchio e il nuovo, tra questo militare di professione e quello che è l'ultimo esponente di un brigantaggio che era Marco Sciarra. Insomma, c'è tutto un discorso nel libro che cita quelli che erano i grandi protagonisti del brigantaggio del 600, del 700 dell'Italia meridionale. Io avevo pensato appunto anche ad una collegialità di domande, e quindi c'ero io, c'era Pasquale, il protagonista sei tu, però no, perché noi qui siamo per sentire te, non per sentire il professor Barber, ecco, o tanto per dire, ecco, perché tu riesci con il tuo libro e con le tue parole a volare alto e a far rendere semplici concetti complessi. E qui c'è, volevo dare la parola a Flora, perché la nostra iscritta Flora, una nostra componente del direttivo, una professoressa, Flora è stata anche tra le massime responsabili di questo evento, con una sua capacità di pubblicizzare veramente notevole, e quindi avevamo concordato ovviamente anche con lei una domanda. Sì, vengo io adesso. No, vieni, da sola. E poi diamo la parola, assolutamente. Buonasera a tutti, buonasera professore, grazie per la sua presenza. Mi vengono in mente tre suggestioni. La prima, Carmine Crocco come eroe picaresco, questa nuova formula della storia sociale che vede alcuni eroi a metà strada tra la storia e il romanzo, come anche come eroi picareschi abbiamo richiamato il romanzo e altre forme della letteratura. Due sono proprio le domande. Quali sono le, su cui ci interrogavamo pure prima mentre lei parlava, quali sono le fonti, se ci sono le basi del nazionalismo italiano che lei ha definito liberale e romantico? A me chiaramente viene in mente il grande dibattito sull'Italia longobarda che ha visto protagonisti Manzoni, Croce, che poi adesso i nuovi dibattiti vedono più un rapporto di mutuo interscambio. E il metodo storico, essendo io una docente di scuola superiore,
il metodo storico per affrontare un lavoro del genere ed avvicinare i ragazzi, i nostri ragazzi di scuola, al, non dico alla ricerca, ma quantomeno alla necessità di capire che farsi, che porsi delle domande per allontanarsi dal libro, e quindi anche la funzione della biblioteca. La ringrazio. Sì. Sì, buonasera. Io rapidamente, leggendo il libro e ascoltando la bella conversazione fino adesso, avevo una curiosità, ed è questa. A me sembra che il libro, che è una narrazione, pone l'accento anche su una questione non sempre messa al centro, che è la questione di storia militare, no? Che io trovo affascinante invece. E a tal proposito, lungo tutto il libro si fa riferimento quando si parla di pallavicini eccetera, si fa riferimento a questa cultura di caserma che a me ha colpito. In che senso? E questa è la domanda. Uno, vorrei avere qualche elemento in più su questa cultura di caserma, e due, soprattutto, se questa cosiddetta cultura di caserma era trasversale a tutti gli eserciti degli stati nella prima metà dell'Ottocento, o se invece aveva caratterizzato di più l'esercito sardo. Grazie. Buonasera, innanzitutto ringrazio il professor Pinto e i relatori per quanto esposto. Io sono abbastanza lasciuto sull'argomento. Mi sorgeva un dubbio, una domanda che faccio da profano. Per quale motivo, secondo lei, professore, la letteratura, in particolare storica dell'ultimo decennio, e anche la filmografia, ha rivalutato tantissimo il regno delle due Sicilie dei Borboni? E ricordo, cosa che sicuramente i più sapranno, che il primo binario di ferrovia è stato la Napoli-Portici, quindi molti di quella zona si identificano ancora in quel brigantaggio che si è opposto all'unità d'Italia. Mi è capitato in più di un'occasione in studi universitari bolognesi in cui persone provenienti dalle regioni interessatissime al Regno delle Due Sicilie continuassero a tenere man forte a quello che apparentemente è stato descritto come un brigantaggio vero e proprio, ecco, senza un'idea politica, ma che all'atto pratico per loro rappresentava e rappresenta un'identità, e si tratta sempre di studenti o gente che ha completato il suo percorso e che in qualche modo si identificano in questo. Grazie. Buonasera e grazie anche da parte mia per la bella conversazione. Due domande, ne volevo fare solo una, però mi è venuta in mente un'altra adesso. La prima esula un po' dal discorso del libro e riguarda quello che è stato già affrontato nel libro precedente, La guerra per il Mezzogiorno. Cioè, è vero, la classe meridionale borghese era liberale ed era nazionalista, però c'era una tendenza, non in contrapposizione, ma secondo me complementare, legata all'autonomia, al problema delle autonomie nel Mezzogiorno rispetto alle varie realtà economiche, culturali e sociali dell'Italia. Quindi un po' un approfondimento su questo aspetto. L'altro aspetto è un po' un paradosso. In che modo Carmine Crocco, che è stato definito come il leader del brigantaggio politico, ha strumentalizzato lui la politica rispetto ai suoi interessi, che non erano esclusivamente soltanto politici? Grazie. Non so se c'è qualcun altro. Sono innanzitutto grazie, perché sono tutte questioni molto belle. Provo a metterle insieme, magari da quelle più nette, cioè il metodo storico e la storia militare, e poi su quelle più di profondo, diciamo più trasversali. Al metodo storico, ovviamente, più che metodo storico, tu hai posto una questione sull'insegnamento, cioè sul metodo didattico storico. Allora, io penso che ce ne sono mille, però
Una cosa che secondo me è molto efficace, però questa è una considerazione personale, priva di sovrastrutture, è la letteratura. Faccio un esempio. Così faccio un esempio, una cosa che non si dovrebbe mai fare, le autocitazioni, una cosa tristissima, me la consentite. Per esempio, io il primo semestre ho fatto un corso di storia contemporanea globale, che è un corso sul tempo presente, cioè sul, sostanzialmente un corso di geopolitica degli ultimi 30 anni, 91, 89, 2021, corso seguito da studenti di grande qualità. Ovviamente è un corso che si muove, muovendosi in uno scacchiere globale, è complicatissimo entrare nei meccanismi. Però io ho scelto una linea che è la linea più efficace adesso, che è la linea dell'autocrazia, cioè oggi c'è il grande tema delle autocrazie del ventunesimo secolo, a cui noi abbiamo di fatto consentito di diventare leader del capitalismo globale o tra i leader del capitalismo globale, e il progetto clintoniano che ricchezza equivale a democrazia si è dimostrato fallimentare, e con loro. E allora come raccontare con loro l'Iran, il Venezuela, cioè le grandi dittature della nostra epoca, la letteratura? Cioè per esempio l'Iran, leggere Lolita Teheran di Azhar Nafisi, un libro che da solo ti fa vale 10 lezioni. Il Venezuela, Una notte a Caracas di Sainz Borgo, che è tradotto in italiano, oppure quello che ormai è un capolavoro, un libro ambientato negli giorni della morte di Chavez, Padre o Muerte, di Alberto Barrera Tisca. Potrei farvi mille esempi, adesso ve lo risparmio, però diciamo, dal punto di vista della didattica, secondo me la letteratura è potentissima per costruire il contesto mentale degli studenti. Quindi secondo me un primo suggerimento è la letteratura. È molto più complicata per il XIX secolo, secondo me, perché per il XX secolo noi abbiamo una tale qualche, facciamo un esempio, no? Un corso sul, parliamo della guerra fredda, partiamo dalla guerra fredda, adesso partiamo da, dobbiamo parlare di Cuba, abbiamo Prima che sia notte di Reinaldo Arenas, che da solo vale tutta la storia del regime di Castro. Vogliamo parlare del Vietnam, adesso c'è questo capolavoro assoluto che si chiama Quando le montagne cantano. Cioè per l'Ottocento è più complicato, perché è più difficile trovare autori di questo tipo, però comunque l'Ottocento è anche un secolo più semplice, secondo me, perché è un secolo dove alcune linee, e quindi anche nel rapporto con l'arte, con la letteratura, sono molto efficaci. Comunque no, adesso non devo fare la lezione, devo rispondere, però sono temi molto affascinanti, inevitabilmente la mente corre, ma devo rispondere. Secondo me è molto efficace con gli studenti il racconto della lettera e l'utilizzo della letteratura come supporto. Aristotele. Come? Aristotele faceva il rapporto letteratura. Però questo non toglie che è molto importante la capacità secondo me, delle lezioni e degli affreschi. Cioè io penso che gli studenti del XXI secolo hanno tanti e tanti stimoli, ma che per noi erano inconcepibili prima di internet, che è molto, molto importante. Io perlomeno questa è stata la mia esperienza. Io quando ho iniziato il mio primo corso, fatto nel 2007, avevo un'idea. Oggi capisco che per lo studente è fondamentale il grande affresco, cioè lo scenario in cui si colloca l'evento. Cioè affreschi, gli affreschi secondo me sono molto efficaci didatticamente. La letteratura è uno strumento penetrante per costruire lo spazio mentale, ma poi andremo oltre. Storia militare, cultura di caserma. La cultura di caserma è innanzitutto un'invenzione di Federico il Grande. Il grande Federico in Prussia, alla metà del XVIII secolo, cominciò a fare dell'esercito prussiano, di questo stato che fino a quel momento non esisteva nella mappa del potere globale, una grande potenza, costruendo un grande esercito professionalizzato, molto diverso ovviamente dall'esercito di Moltke, cioè stiamo parlando del Settecento, che però faceva delle caserme i conventi dei soldati, cosa che fino all'epoca era molto difficile, cioè nel Seicento, ma ancora ai tempi del Re Sole, un soldato se ne tornava a casa, l'ufficiale andava a ballare, si prendeva un permesso, ma ancora nell'Ottocento, cioè abbiamo cioè nell'esercito britannico, che è stato l'ultimo esercito a professionalizzarsi e che ha utilizzato ancora per l'Ottocento reparti che venivano presi da privati e così via, e stiamo parlando dell'esercito imperiale, certe cose sopravvivono. La cultura di caserma, il modello della cultura di caserma è il grande Federico, cioè l'idea, in sintesi, che il militare è una cosa diversa dal civile e si deve distinguere dal civile per riconoscimento simbolico, come ti vesti, come ti muovi, come parli, per organizzazione fisica. Non vivo più con il civile,
ma in un convento che si chiama Caserma, e poi Michè per valori, cioè la cultura di Caserma presuppone che il militare si muove in un sistema di valori, la fedeltà al corpo, la fedeltà al potere, che prima è il re e poi la nazione, poi nel caso italiano il re e la nazione insieme, in cui però alcune cose sono importantissime, per esempio il coraggio fisico. Una cosa che per noi, no, noi che siamo abituati in una società non violenta, il coraggio fisico, il coraggio è soprattutto una cosa morale, no? Ti vogliono corrompere, non lo accetti, ti vogliono dare la possibilità di rubare il posto a un altro, è un coraggio morale. Ovviamente nella cultura di Caserma uno dei valori fondamentali è il coraggio fisico. Quindi la cultura di Caserma, cioè l'idea che il ruolo militare sia separato dal civile, professionale, professionalizzante, e che sia strettamente legato a una funzione, in questo caso eminentemente clausewitziana. Vi ricordate Clausewitz, no? La guerra è una prosecuzione della politica con altri mezzi, ma fatta da attori che non fanno politica. Quindi la cultura di Caserma ma è la prosecuzione della politica affidata ai professionisti della guerra, che hanno un sistema di valori che non è per politico. E per completare la risposta, questa è una vicenda di tutta l'Europa occidentale, centro occidentale, declinata diversamente in Russia per i motivi che sappiamo, cioè del modo con cui si risolve la Russia, che poi diventerà un modello globale nel XX secolo. Per esempio gli Stati Uniti ci arrivano tardi, perché gli Stati Uniti di fatto non hanno un grande esercito professionale, poi si armeranno un grande esercito con la guerra civile, ma questi eserciti legati alla guerra civile vengono immediatamente dismessi. Dopo la guerra civile l'esercito americano aveva numeri dal nostro punto di vista risibili. Quindi un modello prevalentemente europeo è legato all'invenzione dello Stato-Nazione. Il regno delle due Sicilie, l'autonomismo politico e all'ultimo che cos'è il nazionalismo italiano. Allora, il regno delle due Sicilie perché? Perché funziona questa moda? Qui ti do una risposta di cui abbiamo già conversato a Foggia, proprio a Foggia, un annetto fa, mi ricordo, un po' meno di un anno fa, c'era pure Aldo, altri amici. Nel XXI secolo, o meglio, da quando esistono gli uomini, i risentimenti sono un'arma potentissima. In tutte le cose il risentimento è un'arma, uno strumento potente. Io voglio far cadere il sindaco, devo raccogliere le firme, 4-5, chi non ci ha fatto il piacere, chi non ha avuto un posto, no, chi ha fatto, chi si ricordate la prima repubblica quando il sindaco si faceva in consiglio? Si prendevano quei 4-5 che il sindaco non aveva soddisfatto, alla notte si raccoglievano le firme e cadeva il sindaco, no? Cioè il ne potremmo raccontare milioni, era bella la prima repubblica. Oggi i risentimenti esistono in ogni cosa della vita, tra le persone, no? Quante volte il risentimento è un motore di odi sociali, di odi professionali? Quante volte un ambiente di lavoro, la cosa con cui che tu meno sopporti, la persona con cui tu convivi? Quindi il risentimento è un'arma potente. Dal punto di vista politico-culturale è un'arma potentissima, però c'è una cosa in più, su questo c'è un libro molto bello che ha scritto Francis Fukuyama, uscito 3 anni fa, si chiama proprio Identità. Cioè Francis Fukuyama che cosa dice? Dice che nel XXI secolo il risentimento è un motore potentissimo della politica, perché consente di utilizzare il risentimento attraverso grandi meccanismi impersonali. Facciamo un esempio. Se io dichiaro guerra all'Ucraina e dico che l'Ucraina è un'invenzione di Lenin e che Lenin ha la colpa di aver fatto contento quelli che nel 1917 avevano in un qualche modo difeso l'Ucraina, e poi mi invento addirittura che io in Ucraina ci sono gli eredi dei nazisti, ovviamente è una cosa che chiunque sano di mente sa che è falsa, no? Sia il modo con cui Lenin avesse fatto questo errore, sia che in Ucraina ci fosse un nazista, una cosa che non esiste, ci hanno creduto solo un po' di gente in Italia, o perché culturalmente inadeguati o perché ideologicamente destrutturati. Però che cosa ha fatto Putin? Ha collocato il risentimento russo nel passato, ha detto
questa cosa è stata fatta contro di noi da sempre, addirittura nei tempi di Lenin. Non solo, ma dimostra che il popolo russo da sempre viene accerchiato da tutti quelli che stanno intorno, che sono tutti suoi nemici, e quindi noi facciamo questa guerra perché tutti ce l'hanno con noi da sempre. Che cosa voglio dire? Putin, per esempio, il putinismo che è un sistema ideologico complesso e articolato, molto importante, non è una cosa impazza, cioè questo sciocchezza, il putinismo è un sistema ideologico molto potente ed è un caso tipico di un sistema ideologico che è basato sul risentimento del tutto inventato, privo di qualsiasi ragione storica, che paradossalmente, proprio perché inventato, colloca tutte le sue giustificazioni nella storia in una minaccia permanente di tutti gli altri contro il popolo russo, da cui il popolo russo si deve difendere. E su questo potremmo passare la serata, perché l'ideologia del putinismo è un tema interessantissimo per comprendere il XXI secolo. Ma perché le ho fatto questo esempio? Perché quella subcultura che lei ha descritto non è un'ideologia, come il putinismo, che è un sistema ideologico complesso, è una subcultura tipica che si costruisce sul risentimento atemporale. Cioè, faccio un esempio: io dico che oggi sto male e prima stavo meglio. Se io dico che oggi sto male e prima stavo meglio, tutti quanti, sì, è vero, è un meccanismo mentale, no? Quando io ero piccolo era più bello a scuola, gli studenti erano migliori. È un meccanismo mentale insopportabile, dal mio punto di vista, insopportabile, ma è un meccanismo efficacissimo nel parlare, nell'ottenere consenso dalle persone, cioè dire che oggi tu non stai bene, prima stavi bene, e la colpa è di qualcuno. Ovviamente più è impersonale la colpa, più è efficace. Perché se io dico che sto bene, male per colpa di Pasquale, non la rubacca. Se io dico che sto male perché ci hanno invaso 150 anni fa, nessuno mi dà uno schiaffo. È molto facile, è efficace. Efficace per tre motivi. Uno, perché colloca l'odio nel passato, che è la cosa più semplice del mondo. Due, perché il passato non risponde, e quindi tu collochi l'odio su qualcuno che non risponde. Tre, perché per conoscere il passato bisogna avere un minimo di base culturale e intellettuale. E quindi chi è che crede a queste cose? Io posso essere anche un bravissimo medico, ma se non so nulla del passato... Allora, facciamo l'esempio contrario. Io posso essere un appassionato di medicina, ma lei mi verrebbe a me a chiedere una ricetta. Lei c'è un problema, viene da me e mi chiede una ricetta. Dice, ma che sono pazzi. E lo stesso vale per la storia. Cioè, se io colloco nel passato il risentimento, o accetto che i processi storici sono quelli che devo studiare e conoscere, oppure me li invento. È molto più facile inventarli. Quindi quella subcultura, non è una cultura, ci mancherebbe altro, quella subcultura a cui lei si riferisce è un classico esempio di costruzioni identitarie che si basano sulla collocazione di risentimenti del presente sul passato. Dal punto di vista storico vale assolutamente meno di nulla. Dal punto di vista scientifico è molto sotto il nulla. Dal punto di vista dell'efficacia è enorme, perché consente a chi non conosce il passato, ma se lo vuole prendere con qualcuno, di prenderselo con qualcuno. E funziona molto bene. Ma dal punto di vista della cultura civile è la cosa peggiore che si è fatta nel mezzogiorno, perché si è abituato per 30 anni una parte importante dei meridionali a fare le vittime, a cercare il capro espiatorio, a non studiare, a dire che non bisogna studiare e che c'è sempre qualcuno per cui le nostre cose non funzionano, e per quando io non studio me la posso prendere con loro in modo che mi autogiustifico. Questa è la mia risposta. Poi, autonomismo 1848, qui la risposta è più semplice, Raffè, perché nel 1848, cioè, il partito autonomista ha avuto un momento enorme nel mezzogiorno, che è stato il 1848, quando il partito autonomista ha conquistato il potere. Questo non, Raffè, è un punto decisivo nella tua questione. Cioè, il partito liberale meridionale è un partito liberale che fa la rivoluzione del 1848, cioè ancora spaccandosi in due. Cioè il partito liberale siciliano dice via i Borbone, non li vogliamo vedere neppure in fotografia.
il Partito Liberale Napoletano dice: io accetto il Borbone a patto che fanno la Costituzione e la Federazione Italiana intorno a Papa, il mio wifi. Perché l'autonomismo diventa marginale e quindi unitario? Perché il suo progetto politico viene sconfitto dall'unico che lo poteva realizzare, la monarchia borbonica. Cioè, l'Italia si poteva fare federale se coloro che dominavano gli stati erano disponibili a federarsi e a fare la libertà, cioè la Costituzione. Nel momento in cui non erano disponibili, il partito autonomista non aveva l'interlocutore politico. Con chi lo fai? Crocco politico. Crocco era un furbacchione, ha definito un estrione Peppino ieri sera, ma era un furbacchione straordinario, però faceva politica. Scusate, oggi se io sto in consiglio comunale, faccio l'assessore, il sindaco mi toglie la delega, passo poi con quelli che stanno dall'altra parte. Crocco faceva questo. Cioè Crocco era una persona che voleva diventare aveva nel suo immaginario la possibilità di diventare una persona importante, un grande brigante, e sapeva che per diventare un grande i briganti non facevano la rivoluzione, sono cose da bar. I briganti avevano attori sociali della propria epoca che cercavano di crescere socialmente, e per crescere socialmente dovevano essere riconosciuti dai potenti, e Crocco voleva essere riconosciuto dai potenti. Quando capì che la rivoluzione vinceva, cercò di essere riconosciuto dai rivoluzionari. Quando i rivoluzionari scoprirono chi era, passò con i borbonici. In questo era un politico di grande fiuto e anche di grande intelligenza. E su questo potremmo raccontare molto, ma devo concludere. Però concludo con la domanda più importante: qual è la fonte, che cos'è il nazionalismo italiano? Io rispondo e ribalto la domanda a Flora: perché vince il nazionalismo italiano? Qual è la potenza del nazionalismo italiano? E faccio due esempi. Uno. La prima cosa che rende il nazionalismo italiano potente è la compenetrazione pressoché totale con la cultura romantica. Cioè il nazionalismo italiano crea una grande comunità nazionale che si autodefinisce italiana, perché nella sua pressoché totalità l'arte, la letteratura, la musica, la pittura, il romanzo storico, la poesia, la grande poesia, la piccola poesia, la poesia regionale, la grande lirica, fanno dell'essere italiano il motore dell'arte, i macchiaioli, e questa è una potenza immensa. Come poteva Franceschiello contrapporsi a Verdi? Non poteva. Due, ma non va sottovalutato, la pratica parlamentare, cioè la grande rivoluzione è la pratica parlamentare. Lo statuto albertino mica era uno statuto democratico. Lo statuto albertino assegnava al re la formazione del governo e al Parlamento l'approvazione delle leggi. Ovviamente questo era un cortocircuito per i liberali che volevano una nazione costituzionale. Dov'è che cambia la storia? Cambia perché c'è il conte di Cavour, e il conte di Cavour fa una cosa che, se ci pensate ancora oggi, è la base del nostro sistema. Cioè il conte di Cavour, non rispettando lo statuto, costringe il re ad accettare che la maggioranza parlamentare determina il governo. Il connubio, no? Ve lo ricordate? Il connubio. Il connubio non è soltanto un accordo politico, dal punto di vista del Movimento Nazionale Italiano una rivoluzione epocale, è la idea mai successa nella storia della penisola che il re non può più formare il governo, ma deve accettare che il governo venga formato da una maggioranza parlamentare che non gli piaceva, perché Vittorio Emanuele non voleva il centro-sinistra, era vicino alla destra, non so, ma addirittura esprime uno che lui non sopportava per nessun motivo, che era il conte di Cavour. La pratica parlamentare, cioè l'idea che il Parlamento, che esprime il governo, trasforma la storia d'Italia e fa del liberalismo insieme al romanticismo la grande potenza del nazionalismo italiano. Io credo che la serata sia andata benissimo. E la conversazione è stata piacevole, il professor Pinto è stato brillante come sempre, penso che possiamo dirci anche come comitato contenti anche della cornice di pubblico, possiamo dire che è andato tutto bene. Adesso ovviamente c'è il momento, diciamo così, qualche dedica da parte del professore, ecco, questo volevo annunciare, questo. E l'appuntamento ovviamente
sarà in marzo con altri appuntamenti, riprenderemo con le lezioni di storia, ci sarà la lezione su Maldacia, su un garibaldino foggiano praticamente della professoressa Flora Bozza, poi ovviamente vi informeremo quando faremo appunto il calendario di quest'altra lezione.